At least they won't try and get in your pants every 10 seconds. Not that I don't like guys trying to get in my pants. No, no, ragazzi, ragazzi! Sarà frizzato! You having fun at the moment? Maybe too much fun. Call me Gracie, by the way. Ora è morto. Ciao a tutti signori, bentornati sul mio canale, sono Adri. Dall'ultima missione abbiamo voltato pagina, poiché abbiamo chiuso ogni rapporto con Francis McCreary e Derek McCreary. Abbiamo partecipato al funerale di una persona che praticamente abbiamo ucciso, la parola è quello, e oggi voltiamo pagina e ricominciamo da Gerald McCreary. Lontani da ogni dubbio, io vi invito comunque a lasciare like al video, a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i contenuti di questo canale. Noi possiamo tranquillamente passare a GTA 4. Ok, siamo qui. E per ora c'è solo Phil Bell e Bernie Crane, che in realtà verranno molto più avanti nella storia, almeno tra 4-5 missioni tutte, perché adesso abbiamo un filotto di 4 missioni per Gerald. Al che io proverò ad avanzare un pochino dormendo dentro il gioco. Oh! Perfetto. Hey Jerry, I heard you've been locked up. I'm sorry to hear that. We gotta discuss something. I put you on the visitors list here. You come down. Perfetto. Vabbè, noi andiamo da GM Gerald McCreary. E ovviamente, come sempre, ci andremo con un taxi perché non ho veramente nessuna cazzo di voglia di guidare. A maggior ragione fin laggiù. Che cazzo. Ecco. Taxino. Eccolo. Bastardo. A volte ritornano ste merde. Hey, where you going, man? We work for Fly. I want to go to... Eccoci qua praticamente nel luogo più remoto della mappa. La prigione, è vero, è Gerard in prigione. Ora ricordo. I'll take her. Nice. Yeah, I'm okay. I'm sorry about your brother. Man, me and Derek had quite a few problems. But he was my brother. And it hurts. Poor fucking bastard. He believed in something once, which is better than me. I guess. Man, fuck, I'll miss him. How are you? In here? Fine. Time of my life. Goddamn time of my life. What you up for? A lot of things, racketeer and armed robbery. Bunch of shit I never did, cause I was always a well-behaved family man who occasionally liked to drink, but nothing more. Of course, like us all. Like... Come se non volesse che nessuno lo sentisse. I think I should make some changes in my life. Stop with the drink. Put it down. Stop hanging out with the wrong sort. Can you help me do that? It is a final chance at redemption. Look, whatever you want, I will do my best to help. Good. Give Packy a call. He'll explain what, I need guidance with the most. The areas where I have strayed furthest from the path. See ya. Ok, chiamiamo Packy. Your brother told me to call you. Jerry wants us to kidnap old man Ancelotti's daughter. Che? Dyed-haired, Guido-loving slut by the name of Grace. She's selling her tasteful pink felter on Auto Erotica at the moment. Get online, organize a viewing, and snatch that bitch. When you got her,
Bring her to a place we got on an alleyway off Sacramento. I can do that. You can do anything, Nico. Don't let her on that you're kidnapping her near her place, though. Play along with a test drive for a while to get her out of there. It's a real mobbed-up area, and they'll come down on you damn heavy. Aren't you going to help? One of my fucking brothers just got shot, and another one's in the pen. Someone's gotta be with my mom. Che paraculo. Va bene, vaffanculo. Tanto non c'è la polizia. Allora, l'internet è più vicino. Cazzo. Frena, brutta merda, grande. Siamo arrivati, dai. Allora, contiamo ovviamente col coltello. Ogni posto è fottutamente uguale all'altro dell'internet caffè. Webbe. È questo qua. Mostra auto. Felsi e rosa. Del 2003. Che vecchia. Ok. Questo è il numero. Figlia boss. Figlia boss. Che nome di merda. Te l'ho detto. Vabbè, sono le 7.49, 50. Alle 8 richiamiamo. Ma guardate cosa mi tocca fare, cazzo! 7.57. Dai, figlia boss. I'm calling about the car. Come to my place on Babbage Drive. You don't sound like the sort of man who drive a pink convertible. Ma che cazzo te ne frega? Dove si colloca? Oh beh, dai. Molto vicino, per fortuna. Ok. About the car, the one with the sexy accents. 100 sexy. You can test drive whatever you want. I love riding in cars with you European types. Ridagli anche il cazzo. No. Somewhere in the south. Why don't you drive towards the south coast? We can enjoy the day. Calculating route. Oh no! Andiamocene fino alla costa. I didn't think a manly guy like you would drive something like this. You got a wife or a girl? Beh, originaria dell'Italia, ma yeah? Non sembrerebbe. You don't meet guys like you in the city no more. All the good men are gone, is what my dad says. Your dad sounds real old school. You and him close? Nah, not really. He's great and all. It's just I don't like his tough guy friends. I only hang out with gay guys, you know? At least they won't try and get your pants every 10 seconds. Not that I don't like guys trying to get in my pants. No, no, ragazzi, ragazzi! Sarà frizzato! You having fun at the moment? Maybe too much fun.
Call me Gracie, by the way. Ora è morto. Ho sbagliato strada, fantastico. How's it going then, sweetie? All right. But what I'm here for hasn't really started yet. You've been test driving for a while, so I can only guess that you're interested in something other than the car. I am. I'm here to kidnap you, Grace Ancelotti. I don't want to hurt you, so remain fucking calm. Fuck you! That's it, fuckwit! I am calling Daddy, and he ain't gonna treat you as polite as I do, that's for sure. You're not calling shit, bitch! You're coming with me! You motherfucker, you... Certo, anche tu che glielo dici. Proprio intelligente sei, eh? No, it isn't. Però bella questa missione. Cioè, queste idee GTA 5 non ce l'ha mica. When my daddy hears about this. Daddy ain't here now. Dove c'era andare? Quando finirà sta sofferenza? Minchia. Io che ho guidato bene, cercando di non rovinarla, e se ne vada a fanculo. Minchia, ho premuto più freno in questi ultimi 30 secondi che da quando ho iniziato la storia di questo gioco. Annientata proprio. Oh, almeno ora non rompe coglioni. Comunque siamo arrivati. E ci siamo. Nessuno ci ha inseguito, nessuno ci ha sparato, tutto a posto. There he is. Stevie, dump the car. I'll take this piece of ass. Guys, the beach better be worth the trouble. Pa's got some serious cash. And he pissed off Joe. That's reason enough for me. Well, they better pay quick. I hate to think of the fight she'll put up if you try to cut her fingers off. Volevo una macchina, che palle! Comunque 10.000 per me non più. E niente, abbiamo finito. La prossima sta sempre per Gerald, che adesso sicuramente verrà chiamato. Ah no, direttamente Pacchi, ok. Gordon has the bitch. I'm done with her. Thanks, Nico. My brother will be a happy man. I'll get things in motion. Be in touch. Grande. Ok. Noi abbiamo finito. Io mo me ne vado a lavorare come sempre, lo sapete, la notte. È il mio momento. Magari prima la salvatina gliela do. Beh, grande. Dwayne. Hey man, did you just call me? No man, must have been someone else. Yeah, must have been. I was in the shower and I heard the phone ringing, so I thought you might have called or something. My bad. Later. A posto. Perché noi potremmo uscire con Dwayne? Fantastico. La persona più depressa di questa terra. Ebbene ragazzi, grazie della visione, lasciate like al video, iscrivetevi al canale come sempre, attivate anche la campanella nel caso. Ci vediamo alla prossima missione. E sarà sempre con Gerald. E sarà Ransom. Bacione. Alla prossima.